cosa ne pensa? Che dovrebbero fare dei parcheggi, penso gratis, cioè alla fine non puoi pagare un parcheggio per prendere il treno, poi perché non pagarli qua? Perché magari non si sono mai pagati, uno è abituato a non pagarli, allora è strano il cambiamento, però fondamentalmente, evidentemente il comune ha bisogno di soldi. Sì, questa scelta di mettere i parcheggi a pagamento, come la commenta? Penso che non sia una cosa opportuna, perché credo che sia un servizio che vada abbinato comunque alla stazione, insomma, cioè per favorire anche l'utilizzo della stazione stessa. Lei viene in macchina di solito? Sì. Okay. E dove parcheggia? Cerco di trovare posti e quelli gratuiti. Ok, e se le capiterà dove parcheggiare a pagamento lo farà? Vabbè, se fossi costretto certamente. Quindi sicuramente ce ne sono pochi. E quindi non si è sempre pensato a una soluzione alternativa rispetto a lasciarla qua, proprio perché magari rischi la mattina di arrivare qua col treno e se non trovi parcheggio, dopo rischi di fare magari come alcuni che la mettono, tipo le vedi, no? Sì. Là nelle colline, piazzate a caso, su due ruote, eccetera. Quindi si è sempre cercato una soluzione alternativa rispetto a lasciarla qua. E sì, farli gratuiti e soprattutto ampliare i posti. Poi sicuramente sì, gratuiti. Poi tra chi viene per lavoro, tra chi viene per vacanza, anche da altre città, per cui mia cugina Parma, che comunque viene qua, se deve andare a prendere il treno, non so, per andare a Napoli, Roma, eccetera. Esatto. E quindi, faccio esempio, mio zio va a Napoli a luglio, ha preso il biglietto da qua per l'Italo, e prende una macchina a noleggio da Parma piuttosto che lasciarla qua, perché comunque un po', sai, lasciarla qua una settimana. Sono passato adesso, infatti ho controllato perché non capivo bene le tariffe, ma ho visto 10 euro tipo la tariffa minima, infatti non capivo come mai sosta breve solo 10 euro. E mi sembra un pochettino, pensavo ci fosse anche una tariffa per magari sostare 10 minuti o avvicinarsi un po' di più e far giusto caricare un passeggero, le valigie. Ma se ci fossero delle tariffe un pochino più basse magari sì, se questo consentisse di trovare più posto, magari sì, però con queste tariffe forse no. Diciamo che se oggi lei dovesse pagare un 10 euro per lasciarla contro la giornata, oppure parcheggiare lontano e farsela o a piedi o in navetta, cosa farebbe? A questo punto mi sa che prenderei la navetta.